Continuano le nostre scorribande nel mondo del golf e questa volta nella tappa milanese del Peugeot Golf Tour 2013, svoltasi presso il Golf Club di Zoate, il nostro alfiere Claudio Razzini si è classificato al primo posto assoluto. Il trofeo, sponsorizzato da Peugeot, si svolge secondo la formula Stableford su 18 buche. La finale nazionale, alla quale prenderemo parte, si svolgerà il 10 settembre presso il Golf Club Milano per il primo netto di tre categorie e il primo lordo. La finale internazionale, sempre giocata con la stessa formula, sarà per il primo e secondo netto assoluto e si svolgerà presso il Golf Club di Saint-Cloud di Parigi il 16 settembre prossimo. Lo spettacolare e combattutissimo trofeo monomarca Mini Challenge ha fatto tappa sul circuito del Mugello. Il pilota veneto di Mini Milano by Dynamic Promodrive, Nicola Baldan, scattato dalla pole position, si è aggiudicato gara 1, consolidando così la sua leadership in classifica generale. Alle sue spalle si sono sfidati in uno spettacolare duello Ivan Tramontozzi, poi attardato in seguito a un contatto, e Salvatore Tavano. Il confronto si è risolto a favore del pilota siciliano della scuderia Giudici. Un'arrembante Francesca Linossi si è aggiudicata infine il terzo posto. Gara 2 ha visto la vittoria del guest driver Stefano Comandini, che ha potuto far valere la sua grande esperienza da protagonista del tricolore Gran Turismo con la BMW del Team Roll. Alle sue spalle Nicola Baldan, autore di una spettacolare rimonta dall'ottavo posto. Podio anche per il pilota di casa del Team Dynamic Pro Drive, Nicolò Mercatali. In classifica generale il leader Baldan è seguito a 46 punti da Calcagni Ferri e Crocioni, che precedono di due sole incollature Tavano. Alle loro spalle, con 66 punti, Francesca Linossi, leader della Women on Wheels. Skoda lo aveva anticipato un mese fa e ora ecco puntuale l'anteprima al Festival della Velocità di Goodwood della terza generazione dell'Octavia RS, in variante berlina e wagon, la più veloce di sempre. Il lancio commerciale in Europa è imminente, già nei prossimi giorni, con prezzi che in Italia partiranno da 27.960 euro per la berlina e 28.960 per la versione wagon. Le RS sono equipaggiate con due inedite motorizzazioni. Si tratta del benzina 2000 TSI da 220 cavalli con cambio manuale a 6 rapporti o DSG, con velocità massima incrementata a 248 orari, e del diesel 2000 TDI da 184 cavalli, sempre cambio manuale a 6 marce o DSG e punte velocistiche di 232 all'ora. A fronte della potenza accresciuta, la nuova Octavia RS consuma però il 19% in meno rispetto alla serie precedente, grazie anche a tecnologie come lo start-stop e il recupero dell'energia in frenata. Ferrari è presente in forze al Festival della Velocità 2013 di Goodwood. Non poteva essere altrimenti, visto il richiamo internazionale che l'originale happening britannico si è guadagnato negli anni. Protagonista assoluta la scuderia Ferrari, con una dimostrazione della monoposto di Formula 1 del 2010, la F10, guidata da Marc Genet. Prima partecipazione al mitico Festival britannico per la F12 berlinetta, che si farà anche valere nella Michelin Supercar Race, dove gareggeranno anche una 458 Spider TaylorMade, ghiaccio perla, e una FF grigia. I tifosi del cavallino potranno poi ammirare la SP12EC di Eric Clapton, sempre guidata dal collaudatore ufficiale Genet. Infine, ciliegina sulla torta, la ricca offerta Ferrari prevede anche una 250 Europa Pininfarina.